Allora, il rapporto tra maestro e allievo è una domanda da 100 milioni di dollari. Due posizioni avanzano insieme. Un maestro è necessario per non perdere tempo, però è fondamentale avere un proprio una formazione giusta e il talento necessario per fare il designer, in ogni caso. Domanda molto complessa, rispondere alle caratteristiche del design italiano oggi, quelle del passato. Ci sono sicuramente dei legami che io definisco di DNA. Probabilmente il design del passato era più colto, anche perché storicamente erano gli architetti che poi si occupavano di design. Oggi ci troviamo in una situazione dove il design è un po' forse più superficiale e il design italiano diciamo che è in competizione con quello internazionale. Nella globalizzazione un po' tutto si perde, quindi l'identità un po' si è persa. La differenza resta nell'azione, c'è sempre una certa dinamicità che caratterizza il design italiano, che poi è quella dell'imprenditore anche, che è capace di, per abitudine storica, è capace di dal nulla di tirar fuori sempre qualcosa di nuovo. Allora, il ruolo del design italiano nel panorama mondiale andrebbe innanzitutto decomposto per capire se parliamo del sistema design, dell'imprenditoria, delle scuole di design, perché il sistema design è un po' generalizzato, quindi nel campo dell'imprenditoria diciamo che il design italiano gioca ancora un ruolo fondamentale, perché gli imprenditori italiani sono creativi rispetto a quelli internazionali. Nel campo del design penso che resta un certo appiattimento, ma questo appiattimento è dovuto soprattutto alle scuole che ci sono oggi, che stanno formattando il design non come lavoro intellettuale che si nutre di pratica, ma come una pratica della superficialità. Dopo la mia visita al Salone, che mi sembra molto vivace nelle proposte, vedo che tornano di moda gli anni 60, gli anni 50, molto tessuto, e questo è dovuto anche al fatto che siamo in una fase di progettazione estrema, dove ci sono migliaia e migliaia di prodotti, quindi si nota chiaramente che a un certo punto le idee mancano e che è necessario rifarsi un po' al passato per riscoprire forse icone e archetipi che in ogni caso hanno segnato la storia del design.